Nel 2018, io e la mia fidanzata Anna, con cui stavo da 7 anni, decidemmo di affittare una casa sulla spiaggia tramite Airbnb in una località segreta che preferiamo non rivelare per ragioni di privacy. La casa era molto isolata e si trovava letteralmente sulla spiaggia, con la porta sul retro che dava direttamente sulle dune. Era praticamente una spiaggia privata durante il giorno, a parte qualche locale che passeggiava o correva lungo le dune. Siamo rimasti lì per 3 giorni e 2 notti. Durante il giorno, per la maggior parte del tempo, ci sdraiavamo sulla sabbia con dei drink o facevamo un tuffo in piscina nel giardino sul retro della casa. La prima sera siamo andati in alcuni bar locali a bere qualcosa e poi siamo tornati a casa per rilassarci e guardare un film. Il secondo giorno, come detto, abbiamo fatto praticamente la stessa cosa del primo giorno, solo che questa volta siamo andati in piscina prima di sdraiarci sulla spiaggia per asciugarci. La casa era assolutamente splendida, una casa da sogno per me e Anna, con piscina nel giardino e spiaggia a 10 passi dalla porta sul retro. Sembrava che fosse destinato a essere un weekend fantastico. Siamo rimasti sulla spiaggia per molte ore fino a circa le 4 o le 5. Proprio mentre stavamo iniziando a raccogliere le nostre cose e mi sono alzato, ho guardato la casa, in particolare una delle finestre, e sono sicuro di aver visto qualcuno che stava alla finestra guardando in basso verso di me. Il sole creava una sorta di riflesso sul vetro in quella posizione, quindi non riuscivo a dire con certezza se i miei occhi mi stessero giocando brutti scherzi. Ho afferrato la spalla di Anna e ho indicato la finestra. «Vedi quello?» ho chiesto. Quando lei ha detto «Cosa?» ho capito che qualunque cosa avessi visto non sembrava essere più lì. Le ho detto di continuare a raccogliere le nostre cose mentre correvo verso la casa e su per le scale fino alla finestra della camera da letto, dove pensavo di aver visto qualcuno o qualcosa. La stanza era vuota, così come l'armadio sotto il letto e il resto delle stanze al piano di sopra. L'unico rumore era il suono dei condizionatori d'aria delle varie stanze e poi la porta che si apriva al piano di sotto. Era Anna che arrivava con le nostre cose. Ho attribuito la visione a un gioco di luci dopo aver passato ore sotto il sole. Quella notte siamo tornati in un paio degli stessi bar. Siamo rimasti fuori più tardi perché sarebbe stata la nostra ultima notte lì. Penso che siamo tornati verso le 11. Entrando nel soggiorno abbiamo provato ad accendere le luci ma non funzionavano. Abbiamo notato che anche gli orologi digitali delle scatole del cavo erano spenti, quindi la corrente era saltata. Abbiamo cercato un quadro elettrico ma non siamo riusciti a trovarlo. Era troppo tardi per chiamare il proprietario di casa. L'unica cosa che avremmo perso era la possibilità di guardare un film quella notte. Eravamo comunque stanchi, quindi siamo saliti al piano di sopra, utilizzando i nostri telefoni per avere abbastanza luce per non cadere. Siamo andati a letto e l'alcol nel sistema di Anna la sta aiutata a addormentarsi rapidamente. Mi sono alzato quando ho sentito un rumore provenire da fuori della stanza. Ho guardato verso la porta e ho visto qualcuno passare nel corridoio. Ho coperto la mia bocca con le mani per non far sentire il mio urlo di terrore. Mi sono alzato dal letto, scavalcando Anna, e sono corso a chiudere la porta a chiave. Appena l'ho chiusa, qualcuno ha bussato dall'altra parte. «Sono il proprietario, sono venuto a sistemare la corrente», ha detto una voce. Non ci ho creduto neanche per un secondo. I colpi si sono trasformati in botte aggressive. La porta ha iniziato a tremare mentre l'uomo dall'altra parte cercava di girare la maniglia. Anna si è svegliata e ha iniziato a urlare, rendendosi conto di cosa stava succedendo. «Chiama la polizia!» ho gridato a lei e penso che questo abbia fatto fermare l'uomo dall'altra parte. Dopo un momento di silenzio e paura, abbiamo sentito i poliziotti arrivare al piano di sotto. Erano entrati in casa attraverso la porta d'ingresso, che era rimasta aperta. I poliziotti hanno indagato, fatto un rapporto
e detto che avrebbero informato i media locali dell'incidente. Ci hanno anche aiutato a trovare il quadro elettrico e a ripristinare la corrente. Il giorno dopo siamo partiti la mattina presto. Durante il viaggio di ritorno ho chiamato il proprietario di casa, che ha detto di non essere stato nei paraggi della località per diverse settimane. C'è un posto segreto che io e Giulia, la mia fidanzata, sognavamo di visitare da anni. Un luogo dove il sole splende sempre e l'acqua scintilla come diamanti. Finalmente, dopo tanto tempo, siamo riusciti a trasformare questo sogno in realtà. Abbiamo preparato le valigie, caricato la macchina e siamo partiti, ansiosi di sfuggire al trambusto della nostra vita cittadina. Questo viaggio era quasi un punto fondamentale della nostra lista dei desideri. Entrambi volevamo visitare questa comunità da anni, anche prima di conoscerci, ma non avevamo mai avuto il tempo o le risorse per organizzarlo. È stato fantastico finalmente avere tutto pianificato, senza dover spendere una fortuna per realizzare il nostro desiderio. Quando siamo arrivati, il fascino di questa città ci ha subito avvolti. Negozi caratteristici, ristoranti e bar lungo ogni strada ci invitavano a esplorarli. Abbiamo trascorso il primo giorno passeggiando, assaporando l'atmosfera rilassata, l'odore dell'acqua del lago e il suono delle risate. Eravamo in missione per vivere tutto ciò che questa piccola comunità aveva da offrire. Il viaggio durava in totale 4 giorni, quindi non avevamo fretta di scottarci al sole o di esaurirci con il bere. Ci siamo presi il nostro tempo per ambientarci nella vita del lago. Il primo giorno sarebbe stato dedicato a tutte le cose da turisti. Spendere un po' di soldi e toglierci tutto dalla testa prima di festeggiare per un paio di giorni. Tra le splendide vedute e la vita notturna vivace, avevamo alcune aspettative su come sarebbe andata la vacanza, ma non il primo giorno. Quel giorno era solo per esplorare la città e assaporare tutto. Abbiamo vagato nei negozi di souvenir, ammirando cianfrusaglie e curiosità, e ci siamo fermati nei locali locali per assaggiare i sapori degli chef del posto. Sembrava esserci ogni sorta di arte locale, artigiani locali e persino corsi e ritiri per creativi. Era bello vedere un crogiolo così attivo di artisti e visionari, tutti impegnati lungo le rive del lago. Onestamente, io e Giulia ci aspettavamo solo bar e club ovunque, quindi trovare una parte tranquilla della città è stato davvero rinfrescante. I nostri stomaci ci hanno portati direttamente in questo piccolo ristorante messicano, nascosto vicino al bordo dell'acqua. I tacos di pesce erano divini e, mentre gustavamo ogni boccone, un gruppo di ragazzi universitari è entrato nel ristorante. La loro energia era contagiosa. Uno di loro ha attirato la mia attenzione. Indossava la stessa vecchia maglietta di una band che avevo io, un raro reperto di un gruppo di rock progressivo. Ci siamo scambiati dei 5 complimenti, legando per il nostro gusto musicale condiviso. Con le pance piene e grandi sorrisi, abbiamo continuato la nostra esplorazione della città. Abbiamo passeggiato lungo la riva del lago, godendoci tutti i suoni e le viste dell'acqua. Il sole batteva su di noi, riscaldando la nostra pelle. Una brezza leggera portava il profumo dei fiori in fiore. Eravamo completamente immersi nella modalità di rilassamento, lasciandoci alle spalle le preoccupazioni. Dire che è stato un inizio perfetto per la nostra vacanza estiva è stato quasi un eufemismo. Con il passare della giornata abbiamo scoperto i luoghi di ritrovo locali, i bar, i ristoranti e i tesori nascosti che solo i locali conoscevano. Abbiamo preso nota mentale dei posti che volevamo rivisitare, delle bevande che volevamo provare e delle persone che volevamo incontrare. C'erano un paio di band locali che la gente ci aveva detto che avremmo amato, quindi le ho aggiunte immediatamente alla mia lista mentale. La città stava già esercitando il suo fascino su di noi e non vedevamo l'ora di scoprire cosa ci riservavano i giorni successivi. La mattina successiva non abbiamo perso tempo.
locali e turisti regolari. Ci avevano detto che dovevamo noleggiare la nostra attrezzatura presto la mattina, ma di non entrare in acqua fino a un po' più tardi. Siamo andati al molo e abbiamo noleggiato un paio di paddleboard, pagato il nostro dovuto. E proprio mentre stavamo per andarcene, decine di persone hanno riempito il parcheggio, in fila, per fare esattamente quello che avevamo appena fatto noi. I locali hanno detto che i noleggi sarebbero andati via velocemente in questo periodo dell'anno, poiché tutti vengono in città solo per entrare in acqua. Dopo aver assicurato la nostra attrezzatura per il lago per la giornata, siamo andati a fare una colazione leggera, a base di mimose e avocado toast sul patio dell'hotel. Abbiamo assaporato il calore gentile del sole in quell'atmosfera tranquilla, preparandoci per una giornata attiva sull'acqua. Avremmo avuto bisogno di ogni caloria per restare là fuori, sotto i raggi riscaldanti del sole. Dopo la colazione ci siamo messi un po' di crema solare. Abbiamo indossato i nostri costumi da bagno, raccolto i nostri paddleboard noleggiati dal molo e ci siamo diretti verso il lago. Il sole si alzava sempre di più. Le temperature aumentavano, ma eravamo ancora molto ansiosi di uscire ed esplorare. Questo era il nostro divertimento estivo, quello che volevamo fare tutto l'anno, quindi abbiamo iniziato con quella energia pompante e implacabile. C'erano molti altri kayakisti e paddleboarder. Tutti ci dicevano di conservare la nostra energia ogni tanto. C'erano turisti che esaurivano la loro energia uscendo in acqua, solo per soccombere alla disidratazione o al colpo di calore e necessitare di un salvataggio al loro ritorno. Quella mattina passò serenamente. Abbiamo avvistato tartarughe e scoperto una baia scintillante perfetta per nuotare. Abbiamo remato più avanti lungo la riva del lago. Barche e moto d'acqua passavano, i loro occupanti godendosi il brivido del giro. Abbiamo osservato con un misto di fascinazione e trepidazione mentre i conducenti di tutti i livelli di abilità navigavano sull'acqua. Alcune di queste persone avevano un controllo chiaro mentre eseguivano acrobazie e manovre folli, mentre altri arrancavano chiaramente come principianti, minacciando di schiantarsi contro rocce e kayakisti. A noi non importava davvero. Ci tenevamo nelle acque vuote il più possibile e continuavamo a remare. Con il passare della giornata la nostra fame crebbe. Abbiamo deciso che era ora di tornare al molo, prendere un pranzo e rinfrescarci all'hotel. Come ho detto, avevamo ancora un paio di giorni e non volevamo rovinare il divertimento che potevamo avere sul lago esaurendoci o prendendo una scottatura terribile. Abbiamo mantenuto un ritmo casuale verso il molo, godendoci l'acqua e l'energia di tutti intorno a noi. Avevo in mente di cenare in un ristorante di alto livello quella sera. Mentre remavamo indietro, un operatore di moto d'acqua tagliò la strada a una barca veloce. Entrambi i conducenti iniziarono a litigare. La barca stava andando troppo veloce, senza prestare attenzione agli altri intorno, quindi quando la moto d'acqua apparve dal nulla, fu una sorta di tempesta perfetta. Il tipo sulla moto d'acqua ripartì rapidamente, coprendo la barca con l'acqua, il che fece infuriare ulteriormente il conducente. L'operatore della moto d'acqua tornò indietro e la discussione si intensificò. Abbiamo osservato con crescente inquietudine, ricordando gli avvertimenti dei locali e dei visitatori precedenti riguardo ai testa calda sull'acqua. Le insolenze si trasformarono in minacce. «Ti spacco la faccia!» disse il tipo sulla moto d'acqua. «Sei fortunato che non ti sparo e ti lascio qui», gridò il conducente della barca. Era pazzesco vedere tanta rabbia per qualcosa di così insignificante. Chiaramente entrambi erano ubriachi. Dopo un momento ho realizzato che il tipo sulla moto d'acqua era lo stesso ragazzo che aveva la maglietta della band come me al ristorante messicano. Non potevo credere che fosse lui a litigare così furiosamente per un incidente. Presto tutto si calmò. Le persone al molo erano normali, felici e amichevoli, e ci riportarono al momento presente, accogliendoci. Tuttavia, mentre ci avvicinavamo al molo, non riuscivo a scrollarmi di dosso la sensazione che qualcosa fosse fuori posto.
Il sole batteva su di noi e l'acqua sembrava riflettere il doppio della luce. Tornammo ai paddleboard, prendemmo il pranzo e ci dirigemmo all'hotel. L'incidente sull'acqua ci rimase in mente come un'ombra. Arrivati all'hotel nel primo pomeriggio, facemmo una doccia e avevamo ancora abbastanza tempo per un drink serale. Ci preparammo rapidamente e cercammo ristoranti di alta qualità nei dintorni a cui potevamo andare a piedi. Molti dei bar erano raggruppati in città. Uno molto buono era vicino al nostro hotel e volevamo tenere tutto centrale rispetto al nostro alloggio. Abbiamo trovato una steakhouse eccellente online e prenotato rapidamente per quella sera. La prenotazione era molto più tardi, quindi volevamo bere qualcosa e godere della vita notturna. C'erano alcuni bar lungo la strada per il ristorante, quindi abbiamo deciso di fare un piccolo giro di bar fino all'ora della cena. Camminammo mano nella mano mentre il sole iniziava a tramontare. Erano probabilmente le 6 di sera. La cena era alle 8. Avevamo un paio d'ore di luce da godere mentre bevevamo. Il primo bar era carino, con molti televisori sulle pareti, ma non era davvero il nostro stile. L'atmosfera era buona e avevano anche un ottimo menù di drink con buoni prezzi. Ci siamo seduti al bar, preso un paio di cocktail e condiviso un brindisi con alcuni sconosciuti ubriachi. Era divertente. Prima che ce ne rendessimo conto, era passata più di un'ora. Non avevamo ancora visto nessun altro bar, quindi finimmo rapidamente i nostri drink, pagammo il conto e salutammo le poche persone che avevamo conosciuto. Ho preso Giulia per mano e ci siamo diretti al locale accanto. Abbiamo trovato un posto al bar e ordinato un paio di birre per rallentare il nostro ritmo e rilassarci un po'. Avevamo solo poco tempo prima di dover tornare alla steakhouse, quindi parlammo e godemmo dell'atmosfera. Finimmo quelle birre, pagammo il conto e ci dirigemmo verso il prossimo bar. Se fosse stato affollato, lo avremmo saltato e saremmo andati direttamente al ristorante, altrimenti avremmo fatto un altro shot e continuato il nostro giro. C'era un vicolo tra il bar da cui uscimmo e quello successivo, e lungo il vicolo c'era ogni sorta di persone che parlavano, fumavano e socializzavano tra i bar. Era piuttosto interessante. Proseguimmo senza pensare troppo. Ma proprio mentre ci avvicinavamo al prossimo bar, sentii delle mani afferrarmi da dietro e tirarmi indietro. Prima che potessi reagire, altre mani mi buttarono contro il muro di mattoni del bar, sbattendo la testa. Mi resi conto che c'erano diverse persone che urlavano in faccia, insultandomi e minacciandomi. Giulia rimase scioccata per un momento, guardando la scena come se non mi riconoscesse. Poi tutto cliccò. «È una piccola città, bastardo. Sapevo che ti avrei rivisto», iniziò a dire qualcuno, e non avevo idea di chi fosse. «Non così tosto ora, eh?» disse un altro tipo. «Che diavolo state facendo? Non vi conosco», cercai di spiegare. E fu allora che il primo ragazzo mi colpì al naso con un pugno. Per fortuna non molto forte. Mi barcollai avanti e indietro, sperando che fosse il peggio. «Avete sbagliato persona, questo è il tipo sbagliato», urlò Giulia sopra le loro spalle. «Sto chiamando la polizia», minacciò. Un ragazzo reagì alla sua minaccia, ma l'altro no. Quello che mi aveva colpito. Mentre cercavo di rimettermi in piedi, altri due ragazzi uscirono dal vicolo. Tutti sembravano pronti a picchiarmi a sangue. «Di cosa si tratta?» gridò Giulia. «Sto chiamando la polizia, bastardi!» Io dissi: «Eri su quella moto d'acqua più presto, bastardo. Mi hai tagliato la strada», disse uno dei tipi puntandomi un dito in faccia. Santo cielo, non potevo crederci. Questo era quel testa calda dall'incidente con la barca di prima. Lui e quel tipo avevano la mia stessa maglietta. In mia difesa, io e quel ragazzo ci somigliavamo un po'. Stesso taglio di capelli, occhiali, letteralmente la stessa maglietta. Tutto iniziava a stravere senso e potevo vedere il sollievo sul volto di Giulia. Lei alzò il telefono e fece la chiamata. «Oh no, amico, hai sbagliato persona. Eravamo sui paddleboard, ho ancora la ricevuta», spiegai.
Il tipo infilò una mano in tasca e tirò fuori un coltello. Alzai le mani e smisi di parlare. Era assurdo. Ero fuori dal mio elemento, minacciato con un'arma, e con tanti ragazzi dalla sua parte non potevo rischiare di reagire. Cercai solo di tenere il coltello lontano. Ricordo che urlava al mio sosia: «Dovrei spararti, maledizione!» Questo ragazzo era chiaramente violento. Mi spinse di nuovo contro il muro. Mi chiese qualcosa, ma non riuscii a capire. Dissi solo che avevano sbagliato persona. Giulia parlava freneticamente al telefono. Vedevo i buttafuori del bar successivo avvicinarsi. Con sollievo, i suoi amici gli dissero di calmarsi prima di finire in prigione. Fortunatamente, sembrò finalmente ascoltare i suoi amici, che si allontanarono tornando nel vicolo. Il tipo mi spinse di nuovo con la mano armata di coltello, dicendomi di stare attento quel weekend. Sentii la punta del coltello graffiarmi il collo sotto la mascella. Annuì e dissi «Ok». Tutti i ragazzi se ne andarono. I buttafuori arrivarono, chiedendo cosa fosse successo, e raccontai la versione più semplice possibile. Risero, dicendo che accadeva più spesso di quanto si pensasse. Molti ragazzi del college sembrano uguali e tutti fanno i duri sul lago. Giulia riagganciò il telefono, dicendo ai buttafuori che la polizia stava arrivando. Loro dissero che avrebbero spiegato tutto e ci augurarono una buona serata. Dissero anche che se avessimo avuto altri problemi, dovevamo tornare in quel bar. Lì saremmo stati al sicuro. Fortunatamente non dovemmo farlo e non vedemmo più quel tipo. Immagino sia finito in prigione quella notte. Era l'estate del 2019 quando decisi di passare una settimana in una casa sul lago, lontano dal caos della città. Avevo affittato una vecchia villa tramite un sito di viaggi, attirato dalla sua descrizione idilliaca e dalle foto mozzafiato. La casa si trovava in una piccola cittadina del New England, circondata da boschi e con un lungo molo che si estendeva nel lago. Sembrava il posto perfetto per rilassarsi e ricaricare le batterie. Arrivai in un caldo pomeriggio di luglio. La villa era ancora più affascinante dal vivo, con le sue pareti di legno bianco e le finestre azzurre che si affacciavano sull'acqua scintillante. La proprietaria, una donna anziana di nome Mrs. Turner, mi accolse con un sorriso caloroso e mi mostrò la casa. Dopo avermi consegnato le chiavi, mi avvisò di non uscire troppo tardi la notte perché, a suo dire, i boschi potevano essere pericolosi. La presi come una premurosa raccomandazione e non ci pensai troppo. Dopo essermi sistemato, decisi di esplorare i dintorni. Camminai lungo il molo, godendomi il suono dell'acqua che lambiva le assi di legno e il canto degli uccelli. Il lago era tranquillo e rifletteva il cielo azzurro senza una nuvola. Mi sedetti sulla riva, assaporando il silenzio e la pace che avevo tanto desiderato. La prima notte passò senza incidenti. Mi addormentai presto, cullato dal dolce suono delle onde. Tuttavia, il secondo giorno iniziarono a succedere cose strane. Mentre passeggiavo nei boschi, trovai strani simboli incisi sugli alberi. Sembravano antichi e inquietanti, come se appartenessero a un rituale dimenticato. Decisi di tornare alla villa, ma non potei fare a meno di sentirmi osservato. Quella notte, mentre leggevo un libro in salotto, sentii dei rumori provenire dall'esterno. Sembravano passi, lenti e pesanti, che si avvicinavano alla casa. Mi affacciai alla finestra, ma non vidi nulla. Pensai fossero animali del bosco e cercai di non farci caso. Tuttavia, i rumori continuarono, diventando sempre più insistenti. Mi avvicinai alla porta, indeciso se aprirla o meno. Alla fine decisi di lasciare perdere e tornai a letto, ma faticai a prendere sonno. Il terzo giorno
decisi di parlare con Mrs. Turner dei simboli che avevo trovato e dei rumori della notte precedente. Lei mi ascoltò con attenzione e mi raccontò una vecchia leggenda del posto. Pare che molti anni fa un gruppo di persone avesse vissuto in quei boschi, praticando strani rituali. Si diceva che avessero invocato qualcosa di oscuro e malvagio e che da allora gli spiriti inquieti vagassero per i boschi, soprattutto nelle notti d'estate. La storia mi mise a disagio, ma cercai di razionalizzare. Forse era solo una leggenda locale per spaventare i forestieri. Decisi di trascorrere il pomeriggio in paese, sperando di distrarmi. Tuttavia, ogni persona con cui parlavo sembrava conoscere la storia e aggiungeva dettagli ancora più inquietanti. Quella sera, mentre preparavo la cena, sentii di nuovo quei passi. Questa volta erano più vicini e più numerosi. Il mio cuore iniziò a battere forte. Decisi di non ignorare più la situazione e chiamai la polizia locale. Spiegai loro la mia preoccupazione e mi promisero di mandare una pattuglia a controllare. Dopo aver atteso per un'ora senza segni della polizia, i rumori si intensificarono. All'improvviso, sentii bussare forte alla porta. Mi avvicinai lentamente, chiedendo chi fosse. Nessuna risposta. Il battito alla porta divenne più forte e insistente. Con il cuore in gola, afferrai un coltello dalla cucina e mi preparai ad aprire la porta. Ma proprio mentre stavo per farlo, i colpi cessarono improvvisamente. Restai immobile, trattenendo il respiro. Poi sentii il suono di passi che si allontanavano velocemente. Mi affacciai alla finestra e vidi una figura scura che correva verso i boschi. Presi il telefono e chiamai di nuovo la polizia, spiegando quanto fosse successo. Mi dissero di restare in casa e di aspettare l'arrivo della pattuglia. Passarono altre 2 ore prima che la polizia arrivasse. Controllarono l'esterno della casa e i boschi circostanti, ma non trovarono nulla. Mi rassicurarono dicendo che avrebbero pattugliato la zona più frequentemente. Quella notte dormii con difficoltà, ascoltando ogni piccolo rumore. Il giorno seguente decisi che non potevo più restare in quella casa. Feci le valigie in fretta e mi preparai a partire. Prima di andare via, però, trovai un piccolo pacchetto lasciato davanti alla porta. Dentro c'era una vecchia fotografia ingiallita che mostrava un gruppo di persone in abiti antichi con espressioni serie e inquietanti. Sul retro c'era scritto: «Non dovevi venire qui». Quello fu l'ultimo segnale che mi serviva. Salii in macchina e mi diressi verso casa, lasciandomi alle spalle la villa e il lago. Non tornai mai più in quel luogo e non cercai ulteriori spiegazioni. Tuttavia, la sensazione di essere stato osservato e seguito per tutta la durata del mio soggiorno mi fa venire ancora i brividi.